Hello, bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo nel 21esimo vlog, ma sta sempre qua sul canale. Se non avete ancora visto i scorsi episodi, li trovate nella playlist in alto a destra. E io non so perché inizio sempre video in questi angoli angusti, quindi direi di spostarci. Come sapete, l'obiettivo di questi vlogmas è quello di sperimentare cose, sperimentare inquadrature e capire cose per futuri video in modo da avere una qualità superiore appunto dei futuri video. Quindi questi vlogmas la qualità non ce l'hanno perché appunto dobbiamo sperimentare. Comunque, oggi, come avete letto dal titolo, andremo a fare una reaction alle mie vecchie foto e vecchi video che ho salvato su Google Foto, perché, per chi non lo sapesse, noi che abbiamo Android facciamo il backup automatico su Google Foto, sempre se lo impostiamo. E quindi ci sono ricordi risalenti al lontano 2013 e quindi ci saranno davvero tante cose buffe e tante cose che vi faranno ridere. Tra l'altro ho già fatto video reaction in passato, quindi se ve li siete persi li trovate comunque tra i video del canale, se li ritrovo anch'io, insomma, ve li metto nella in alto a destra così potete andargli a dare un occhio. E direi di iniziare subito con questa reaction che secondo me ci sarà da divertirsi. Ok, ci siamo. Sto usando il Samsung Meteoro per registrare l'audio, quindi in teoria dovreste sentirmi bene. E sì, se vedete cambi di audio in tutti i miei video è perché a volte uso il Samsung Meteoro, se sono vlog uso il microfono integrato dello smartphone e quindi molte volte l'audio va a sfalsarsi. Io direi di iniziare subito e qua già, ragazzi, vedete delle cose spettacolari, quindi ci sarà davvero da divertirsi. Allora, la prima cosa che abbiamo risale al mercoledì 3 luglio 2013 e come vedete è un video. Direi di aprirlo ma senza audio perché praticamente c'è la canzone di Michael Jackson in descrizione, in sottofondo, e quindi se lo apro con la musica mi demonetizza il video YouTube e faccio brutte cose, quindi ci teniamo. Eccoci qua, The Lego City Stories by Irene e Mattia Boiano, ovviamente un video editato con Movie Maker e con una qualità schifosa, ma capite che comunque era uno dei miei primi approcci al videomaking poi, alla creazione di video più o meno. E sì, è tutta una storia, praticamente vi spiego un attimo che cos'è. È un video che ha una storia ben precisa. Io in quel periodo della mia vita vedevo tantissimi stop motion Lego e giocavo tantissimo con la Lego, appunto. E quindi decisi di seguire la strada delle stop motion e creare un canale dove caricare questi tipi di video. Se non sbaglio feci ben 3 video su quel canale, però ormai il canale non ce l'ho più, quindi questo è l'unico video che mi è rimasto. E sì, gli effetti speciali sono favolosi. La qualità è così in 4 terzi perché per scattare, se non sbaglio, utilizzai una vecchissima webcam che avevo della Trust, che appunto aveva questa qualità. E vabbè, ovviamente non sapevo neanche come mettere le voci in sottofondo, quindi misi delle scritte, delle robe a caso, senza neanche l'ombra in sottofondo, quindi non si legge niente. Però diciamo che era uno dei miei primi approcci ai video e ero davvero contenta in quel periodo, ero davvero felice di questo video, mi piaceva un sacco. Tra l'altro, cioè, pure riconoscimenti, ma cos'è? Effetti sonori! Poi qua abbiamo mercoledì 8 gennaio 2014, il mio primo smartphone che era un Galaxy Trend Lite, se non sbaglio, nero. E qui ci sono io che ovviamente lo provo in un negozio a caso, in uno specchio. Ok, sì, era un Galaxy Trend Lite nero e qua c'è mio fratello che spunta nell'angolo. Se vi state chiedendo il perché delle foto con il muso a culo di gallina, era perché così si portavano in quel periodo. Qua invece siamo sempre io e mio fratello al McDonald's e sì, devo dire che io non sono cambiata tantissimo, mio fratello invece sì. Prendiamo un attimo questa in cui sembro una drogata, ma poi che cacchio avevo addosso, mannaggia mia mamma che mi faceva vestire così. La pancia c'è sempre stata, ma quello è un altro particolare. Sì, una delle foto più belle sicuramente da conservare. Qua era il periodo di retrica, infatti vedete tutti effetti strani e non ci sta una foto decente. Una, non ce n'è. Questo invece era un matrimonio di mia zia e devo dire che mi piaceva tantissimo la pettinatura, ovvero il frisé che avevo. Ovviamente sempre altre foto sfocate davanti agli specchi con il muso a culo di gallina. Una foto di mio fratello e mia sorella nel lontano, aspetta che vi devo dire la data,
26 giugno 2014, sempre fuori allo stesso bar dove vado tutti i santi giorni. Ma che bello! Poi vabbè, qua come vedete altre foto dove sembro una tossica. Qua io e mia sorella che facciamo le cretine. E sì, principalmente tutte così queste foto. Qua invece ci sono io da piccola con una nuvola, che in realtà era un cane, ma è una nuvola. Ero riccio da piccola, non so i ricci che fine abbiano fatto in realtà. E qua ragazzi vedete una mia vecchia postazione in un'altra casa però, perché non stavo qua, stavo in un'altra casa sempre nel mio stesso palazzo, diciamo che era casa di mia nonna e avevamo fatto cambio, vabbè non sto qui a raccontarvi tutta la storia. E sì, guardiamo un attimo questa postazione perché c'è da guardare. Allora, il tappetino del mouse stupendo, il mouse ancora di più, la lampada blu vabbè che c'è sempre stata, questo che era il mio vecchio PC fisso che faceva cagare e se mi seguite da altri canali insomma lo sapete, è davvero schifoso. Era davvero schifoso, ormai l'ho venduto a 50 euro circa. Questa è una tastiera della Trust che ho avuto fino a un paio d'anni fa. Poi qua avevamo un bellissimo monitor, che era tra l'altro la televisione. E vabbè, la risoluzione la potete vedere da voi. E qua abbiamo la webcam che vi avevo citato prima. Una bellissima webcam bianca della Trust che faceva cagare. E qua poi vabbè, il solito telefono per stanzette, insomma, quelle cose là. E questa era la mia sedia, fino a 2-3 anni fa, sì. Qua tra l'altro abbiamo foto di vari retro server di Habbo, delle chat con la mia amica, questo è un pacchetto che ci facemmo io e la mia migliore amica, e tante cose carine del genere, ricordi delle medie, risalenti al 2014. Ciao a tutti amici di YouTube, eccoci qui in un nuovo video. Oggi sto facendo questo vlog per dirvi alcune cose. Allora, la prima è che oggi non ho caricato video, uno perché sono andata a scuola e due perché adesso stavo registrando, ma il mio programma che uso per registrare, che si chiama Free Screen to Video, fa i capricci e non mi vuole registrare lo schermo e non so perché. Adesso cerco qualche tutorial su YouTube e vedo se riesco a risolvere. Nel caso non riuscissi, niente, vi rimango con questo video. Poi volevo anche farvi sapere che in questi giorni uscirà uno speciale per dei 1000 iscritti. Perché no, dei 1000 iscritti, perché non li raggiungerò mai se continuiamo così. Vabbè, comunque dopo ve lo dico questo fatto. E niente, raggiungiamo le 1000 visualizzazioni del canale. E volevo fare uno speciale. E vabbè, queste erano le due news più importanti. E niente, spero che comunque questo video vi piaccia, anche se non c'è nulla da piacervi, ma è il primo vlog che faccio, quindi... E quindi niente, vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale e se volete potete condividere il video e far iscrivere i vostri amici al mio canale, in modo che più siamo più ci divertiamo. E poi vorrei anche sapere da voi se vi va una serie su The Sims 4, perché se vi va mi metto a registrarla appena posso. Vabbè, io vi saluto, ciao a tutti. Ok, questo era il mio primo vlog e potete capire da soli che diciamo la mia abilità nel parlare davanti a una videocamera, comunque la mia abilità nel parlare in generale, è cambiata in meglio. Ok, lontano 2014 ragazzi, quindi capite che faccio video da YouTube, su YouTube da anni ormai. Ok, tutto regolare, leva, stacca. Vabbè, questo sì, è sempre tutto il periodo retrica, qua non so che cosa sia. L'orientamento. La ricerca di... Ah, ok, questa è geografia, non so perché ci siano dei compiti di geografia qua. Vabbè, lasciamo stare, altre foto. 6 secondi di video. Ciao a tutti amici di YouTube, eccoci qua su questo nuovo vlog e oggi ci troviamo su... Ok, perfetto, clip senza senso, mod on. Ma che? Il problema principale è che se non sbaglio queste foto sono pubbliche su Facebook. Questo potrebbe essere un grosso problema. Ma cos'è sto coso? Ops. Ok, questo era l'orario del mio terzo anno di scuola media. E qua siamo io e la mia migliore amica, che tra l'altro è la mia migliore amica tutt'oggi. Quindi GG, dai tempi delle medie, ragazzi. Altre foto di scuola, sempre io e la mia amica qua che inciuciamo, 3 inciuci in euro.
Lasciamo stare, questa è una storia a parte. Io che faccio cose, questo era un mio disegno, guardate qua le mie doti da disegnatrice provetta. Irene in Grand Theft Auto 5, sì, perché per chi non lo sapesse, in realtà nessuno lo sa, a parte forse la mia migliore amica, avevo scritto una storia ambientata in GTA 5. Io con un cappello di Natale che non si vede, altre foto, sempre io e la mia migliore amica, però questo è un video molto bello. Ciao a tutti amici di YouTube, eccoci qua in questo nuovo video e oggi siamo nel secondo episodio del vlog del canale. Allora, secondo episodio del vlog del canale, ma comunque la mia parlantina già si era sviluppata, anche perché quello che avete visto prima era uno davvero dei primissimi video che caricavo dove mi si vedeva in faccia e quindi diciamo che c'era un po' di vergogna generale. Però continuiamo ad ascoltare questo video. Allora, oggi sono qui per darvi una news, più che news, e no, è una news, basta. Lol. E domani ci sarà lo speciale per le 40 iscrizioni. Lo so che di solito si fa a 50 iscritti, però cazzo. Il finale! Però cazzo. Perché praticamente, non so se si è sentito, in realtà dovrebbe, in sottofondo si sente mio fratello o mia sorella, non lo so chi dei due, che urla. E quindi, dato che io non sapevo editare, non sapevo fare tagli, io lo caricavo così com'era il video. E quindi non volevo far sentire le voci in sottofondo e niente. Me ne esco con un cazzo, poi alla fine credo di averlo rifatto il video. Notiamo un attimo questa foto, notiamo un attimo questa foto per carità, perché questa me l'ero persa, non l'ho vista, giuro. Ok, perfetto, va bene. Questo è bello, risale al febbraio del 2015 e io avevo fatto questo disegno per Surreal Power, penso si noti, che volevo dargli a una fiera, in realtà al Comic Con, poi vabbè non ci sono più andata ma quelli sono altri dettagli, però... Io l'avevo fatto. Qua foto di carnevale. Questo invece è un video risalente al periodo d'oro di Dub Smash. Chi non conosce Dub Smash probabilmente è troppo giovane. Ok, la qualità è quella che è, la canzone pure. Lasciamo stare, passiamo avanti. Altri video. La mia migliore amica sempre, questa sembra un'altra storia, altre clip, video, cose. E queste sono un po' foto più recenti che però potete comunque trovare sul mio Facebook. Qua c'è tra l'altro un video completo di uno dei miei primi tentativi di canale di vlog, ma lasciamo stare, altre clip, cose... Comunque vedete che sono video e foto più recenti. Qua abbiamo l'ultima clip che vi faccio vedere oggi perché altrimenti il video dura davvero troppo, quindi magari farò in un futuro poi una seconda parte dove andremo a vederci i ricordi dal 2017-2016 in poi. Anche perché se ve li faccio vedere tutti oggi finiamo davvero dopodomani. E considerate che siamo andati veloci. Allora, fatevi un attimo spiegare cos'è questa cosa. Avevo deciso nel lontano 2017 di imparare ad andare in skateboard, però giustamente da brava tirchia quale sono non ho comprato una tavola da skate, ma ho comprato uno skateboard in un negozio di giocattoli a 15€, che però aveva i track sotto il metallo, quindi mi sembrava buono dato che non ci capivo comunque un cacchio. E questo era il mio primo approccio allo skate. No, oh, l'ho filmato! Bellissimo. Oh, l'ho filmato, era sempre la mia migliore amica che appunto mi stava filmando perché avevo chiesto di farlo. Io che non mi sono mossa quasi di un millimetro e alla fine che stavo pure cadendo. Uno dei video più belli che io abbia mai caricato. E qua ci sono io che facevo la dub sullo skate per far vedere che ero figa, ma in realtà tuttora adesso non so andare in skate, anche perché quel coso non si muoveva, infatti l'ho rivenduto poi. E qua invece, 20 aprile 2017, questa è la foto migliore che probabilmente c'è nei ricordi, perché è stato il giorno in cui ho comprato questo computer che ho ancora, che è il mio portatile, che è stato il primo computer performante davvero che ho avuto.
tra l'altro mio. E quindi niente ragazzi, io direi che per questo video reaction può essere tutto. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e ne vorreste vedere degli altri sul canale. Probabilmente ce ne saranno degli altri. E niente ragazzi, io mi sono davvero divertito e ogni volta che riapro quei ricordi rido da sola come una cretina. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Se questo è stato, vi lascio un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Adesso vado ad editare questo video così lo vedrete quando deve uscire. Vi do appuntamento domani alle 18 con un prossimo vlog, ma sta sempre qua sul canale. E niente, bella!